Ciao, sono Eric, sono il direttore della supply chain di Leroy Merlin Italia. Siamo al castello d'Albiano con il CISV per fare un team building con la squadra. Stiamo facendo un'attività socialmente utile e adesso vedrete le interviste dei ragazzi che hanno operato per 2 giorni qui. Il reparto ecosostenibile è proprio una realtà di oggigiorno e ormai non esiste più nessun ambito in cui entra. Infatti anche nella mia facoltà avevo proprio una materia sui beni ambientali e sull'energia. L'azienda ecosostenibile per me è un'azienda che è consapevole di avere un ruolo nella comunità nella quale opera e che quindi sia responsabile del miglioramento di questa comunità e dell'ambiente in cui la comunità vive. Noi siamo qua oggi a lavorare per far crescere la cooperazione in un ambito naturale, dando una mano anche per raggiungere degli obiettivi di sostenibilità. Stiamo lavorando con risorse naturali, legno, stiamo lavorando con gli animali, insomma stiamo cercando di dare una mano a chi ha più bisogno. Dal quotidiano, cercando di ottimizzare tutti i nostri trasporti, puntando sulla saturazione dei mezzi e andando verso una intermodalità sempre più totale. Per il futuro, andando a cercare depositi più baricentrici rispetto al nostro flusso inbound e outbound, costruiti con delle logiche moderne e quindi che si possono auto mantenere con luce, acqua e soprattutto costruiti con materiali che possono essere di provenienza ecosostenibile. Con il mio lavoro contribuisco all'ecosostenibilità di Leroy Merlin, riducendo il numero di mezzi che viaggiano verso i nostri punti vendita tramite il cross docking. Quindi utilizziamo un'unica piattaforma per gestire il transito della merce sui nostri negozi. Stiamo cucinando tutti quanti, siamo Rossella, io, Tania e Marie. Leonardo l'abbiamo perso, però fa niente, non è una grande perdita. Abbiamo lavorato con i cuochi Aleandro e Stefano, stiamo cucinando per tutto il gruppo e speriamo che sia tutto buono. Segniamoci. Ciao! Ciao, sono Alessandra, oggi mi dedico a spaccare la legna, spero che quest'inverno si ricordino che un po' del calore che emana dalle stufe è anche la nostra forza di volontà. Cosa ho imparato? Ho imparato a stare insieme agli altri, a cucinare, ho imparato qualche dritta su qualche ricetta che sicuramente utilizzerò a casa e poi ho imparato che cos'è la condivisione delle cose. Quindi Gloria, cosa hai imparato da questa esperienza? Che lavoriamo bene in squadra, no? C'è un'interscambiabilità dei ruoli ottima e ognuno aiuta l'altro quando ne ha bisogno. Il fatto di stare a contatto anche con la natura è importante e non pensavo fosse una cosa così appagante. Dobbiamo ancora terminare il primo giorno, ma certamente sarà bello. Anche il termine, la serata e la giornata di domani. Beh, però le patate io vado a comprarle, eh? Non c'è più pericolo che mi vedi zappare. Neanche ai raghi, credo. No, neanche ai raghi. Ciao, sono Michele Pizzino del CISA. Siamo al Castello Vescovile d'Albiano di Ivrea, dove vive una fraternità che ospita rifugiati. In questi giorni, insieme al gruppo di Leroy Merlin, abbiamo fatto una serie di lavori per aiutare la fraternità e i richiedenti asilo che vivono qui. Abbiamo cerchiato e rincazzato le patate, abbiamo tagliato e sistemato la legna, abbiamo costruito un recinto per i cavalli e un gruppo ha lavorato in cucina e ha preparato ottimi pranzi e cene e un altro gruppo si è dedicato invece a costruire dei video per documentare tutto quello che è avvenuto in questi giorni. Un ringraziamento a tutti per il lavoro svolto, veramente siete un gruppo affidabile ed efficace. Se non sei a servizio del cliente, devi essere al servizio di qualcuno che lo serve.